direttore di Napoli Magazine, Antonio Petrazzuolo. Il direttore, nonché stasera inviato speciale di PM, ma amico fraterno e uomo di sport vincente, Gigi Pavarese. Abbronzato, accento molto curato, inviato Sky, salito alla ribalta da diversi anni, oramai inarrestabile il suo successo, sorride da lontano perché lo conosco molto bene, Francesco Modugno, ecco qua. Allora, qui il parterre... Eccolo qua il Modugno. È ampio e variegato. Io intanto, tra i tanti presenti, c'è un amico fraterno che con lui un giorno disse: voli basso, devi accelerare. Parlo di Antonio Giuliano, che insieme ad Alfonso Ferraioli, per noi Mocalba, sono i due amici che probabilmente nella mia vita hanno dato tanto, e lo dico pubblicamente davanti a tutti, e che li ringrazio per sempre. Questa è la cosa a cui non potrò mai non dirlo o omettere. E vi annuncio che da qui a pochi istanti, posso farlo io questo, sta per nascere una nuova idea, un club importante che sia aperto a tutti, dedicato al re dei re, al non plus ultra del calcio, al calcio in sé per sé. Parlo di Diego Armando Maradona, e quindi sarà un club incredibilmente aperto a tutti. Sindaco, la vedo molto rilassato, ma non per la serata, perché stasera sta vivendo intensamente ancora di più la signora Olimpia. Questo è il segreto del tutto, e quindi questa è una cosa da mettere in evidenza. E allora, Antonio, buonasera. Buonasera Francesco Modugno, buonasera a lei. Buonasera, non so che c'entro qua in mezzo. Vedi come fa, vedi. No, non so che c'entro io qua. Perché questa sera è stato inviato speciale a parte per più N, e soprattutto perché in qualche modo deve portare la testimonianza di quello che è stato un Napoli straordinario. Lui è un padrone di casa, no, e lo sa. No, dico la verità, hai creato quel quadretto prima, pensavo che alla fine ti passi meno, perché probabilmente qualcosa potrebbe accadere. Incredibile. Perché guai se non accade. Addirittura minaccia totale. Sì. E allora, da dove iniziamo? Prego Antonio, intanto se mi consenti. Ci fermiamo qua. Sì, bravo. Bravo. Direttore. No, tra i presenti, però un minimo comune denominatore c'è. Sì. Perché noi tante volte di martedì siamo stati presenti, ospiti piacevolmente ad Acerra dal nostro amico Pasquale D'Angelo. Quindi questa è una serata anche per lui, ed è un piacere ricordarlo sempre, ogni giorno. Bravo. Vedi, Pasquale lo cerco sempre, questo non so che dall'altra parte, e ci legava un rapporto molto molto stretto. Era il mio fratello maggiore, quindi era l'uomo dei momenti difficili, era l'uomo delle confidenze. Pasquale è dentro di me. Mi manca tanto, però molte volte lo cerco, ci troviamo. Sì, è bello così, è chiaro. Poi quando ci rincontreremo ne parleremo. No, sono d'accordo con te, veramente un uomo speciale, un amico speciale più che altro, perché a volte si dice, sai, il rapporto tra i tifosi, i giornalisti, i dirigenti, tutte essere uomini nella vita, in qualsiasi campo. Pasquale era un grande uomo. Forse perché sono apprezzato. Forse perché sono apprezzato. Perché non sono mai stato uomo perché porto il pantalone. Gigi, io però prima che mi dimentico, Francesco, io vorrei dedicare questo momento a un'altra persona che in questo momento sta soffrendo in silenzio, ma soffrendo. E mi riferisco, questo è il tuo riferimento? Lo faccio personalmente perché gli le sono legato molto, e mi riferisco
vittima di un incidente, alla mamma di Antonio Petrazzuolo, la signora Susi Di Genaro, la quale anche in un momento di grossa difficoltà conferma di essere una grande donna, ma esimia signora Susi, il buon Padre Eterno come sempre Dio le darà ulteriore forza per tornare più forte di prima. Ci tenevo a dirlo ed è una cosa che l'avrei fatto a prescindere dalla tua presenza. Grazie, grazie mille del pensiero. Ci mancherebbe. E allora, Francesco Modugno, innanzitutto ti devo fare una domanda. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Ben trovati. Ben trovato. La vita in splendida forma. Sky li trattano con, bene. Questo è il motivo. Con l'età che avanza bisogna saper bleffare. E allora, dopo quello che hanno detto, tu hai conosciuto Pasquale, ma soprattutto Pasquale era l'amico di tutti. La tua sensazione? No, Pasquale è stato la sintesi tra diverse anime. Prima Antonio faceva riferimento ai giornalisti, agli amici, a chi gli ha voluto bene. Pasquale in maniera trasversale è riuscito ad essere di tutti. Bravo. Era una persona per bene, uno col quale era piacevole stare insieme, che aveva carisma, che aveva buon senso, aveva parole buone per tutti, magari qualche consiglio, ma non di quelli invadenti, se glielo chiedevi. Ed era un riferimento. Il fatto che in tanti siano qui e in tanti e tutti spendano un certo tipo di parole perché ha meritato tutto questo. Non è una forzatura, è tutto quello che lui trasmetteva e che ha raccolto in modo emotivo. Ciascuno di noi poi conserva i propri ricordi, ogni tanto poi tornano dei momenti, tornano delle espressioni, certi sguardi. Sì, un bordellino. Lui diceva, quando scherzava, Gigi, come c'è? Guaiù, ha caduto la pasta con tutte le bandiere, cioè la bandiera con tutte le pasta. Cioè lui mi travolgeva un giorno e poi teneva un dono, a 3 chilometri. E vanno le casse uccise, cioè riusciva a capire e faceva, guarda che sei incredibile. Poi chi l'ha conosciuto sapeva che lui quando parlava ti affascinava, ti prendeva, raccontava storie vissute e rispettava tutti, dal più piccolo al più grande. Modugno era ai primi, ora Modugno è nazionale, voglio dire, vedete interviste dappertutto, è diventato il miglior amico di Daniele Iervolino, voglio dire, è un suo riferimento, di Liberi l'ultima, oramai è un Modugno inarrestabile, come dire, per un noto telecronista. Lì c'è la signora Modugno in realtà. Che salutiamo. Perché è stata sempre presente con te e questa è una cosa molto molto bella. Sì, però è la dimostrazione che poi in realtà c'è sempre chi sopra il comando e lei in casa comanda lei. Su questo non c'è dubbio. Pensa che io quando torno a casa delle volte busso, ma non perché per vedere se c'è qualcuno. Dico, chiedo, posso entrare? E quindi posso. Io ormai cerco e trovo sfogo fuori per il lavoro, no? Da Roma in giù, che sì. Che il nostro Napoli, il nostro Napoli e Salerno, Benevento, Lecce, Palermo, però poi torna a casa e chiaramente. Il destino di tutti noi uomini, pensa che io mi innamorai del calcio prima che delle donne, senza immaginare minimamente tutti i problemi e i danni che poi mi hanno creato negli anni. Calcio o le donne? No, tutte e due. e non nella stessa misura. E allora premiamo Antonio Petrazzuolo, Francesco Modugno e Gigi Pavarese. Ringraziamo Luciano Squitieri, presente con il reportage, ma soprattutto Luciano Ludovic, Salerno più forte che prima, lo vedo proprio pimpante, rilassato, evidentemente ha fatto bene. Per Paolo Milone, ecco qua, la Sabri col Pavarese,
Prego Lorenzo, stavi per dire? No, dicevo, allora ce l'ho il microfono. Allora sì. Io prima involontariamente, quasi senza colpa, anzi sicuramente senza colpa, Gigi la foto. Ho ricevuto un piccolo richiamo, però confesso di non averla avuta ancora quell'informazione, quindi l'ho ricevuta solamente qualche istante fa, quindi penso che Nello a questo punto possa sottolineare come il direttore Pavarese in qualche modo nell'ambience sì. Ho detto l'ambience del mondo del futsal Nello vai. No, io non dico nulla. Tu non vuoi dire nulla. Dico solo. Vedi che è lui che non vuole dire nulla. No, ma non posso dire nulla, lui lo sa, per rispetto verso di lui ci mancherebbe. E allora, ringrazio. Lo scopriremo. Francesco, un saluto alla signora Modugno, che sicuramente è in fondo al viale, eccola là, vedi, un ottavo. Buonasera signore, grazie sempre, grazie. Grazie ad Antonio Pedrazzolo. Buona serata. Grazie a Gigi, François Modugno, grazie. E allora, intanto stiamo andando proprio veloce. Allora, visto che tu gridi più di me, facciamo cambio. No, sì.